Siamo ancora all'interno dello stand Beretta, amici di Canale Caccia.tv, siamo con Nicolò D'Amico e siamo nel settore tiro dell'azienda. Nicolò, qualche novità che tra le tante che all'interno dello stand Beretta ha presentato anche nel settore del tiro? Come possiamo vedere la bacheca è abbastanza piena, abbiamo tanti fucili, qui possiamo vedere due famiglie di prodotto, iniziamo dal 692 che è la grande novità che è nata nel 2013 e va a rimpiazzare un fucile che ha fatto la storia, il 682, quindi è un fucile sicuramente che ha un grande peso dal punto di vista della tradizione da portare avanti. È stata anche una delle clip più cliccate lo scorso anno sul nostro canale, quindi l'interesse da parte dei nostri amici è al massimo livello quando c'è di mezzo Beretta. Come possiamo vedere qua abbiamo tante versioni diverse, e come abbiamo fatto ai tempi col DT11 così facciamo col 692, andiamo a prendere tutte le varie discipline e andiamo a ottimizzare il fucile a seconda delle esigenze dei vari tiratori. Possiamo iniziare da sopra vedendo il 692 Trap che si riconosce facilmente per le pieghe del calcio e per la canna da 76 con le strozzature fisse 2-1. A scendere il 692 Sporting che facciamo in tre versioni, canna da 71, 76 e 81, dipende dal tipo di percorso di caccia, se compact sporting o itinerante o fitask. Abbiamo il 692 Skit con canna da 73 senza bindellini laterali in modo da poter dare al tiratore una facilità di brandeggio e di swing superiore. Il modello per lo skit americano con le canne leggermente più pesanti e più lunghi visto che loro partono imbracciati, e poi abbiamo una versione sporting con il nostro calcio regolabile Bifast. Una gamma veramente completa quella del 692 e tutti quanti gli appassionati conoscono DT11. E qualche novità per quanto riguarda la linea del DT11? Sul DT11 abbiamo due novità qui a IVA 2014, partendo dal puro gusto estetico possiamo vedere qui il nuovo DT11L. Questo DT11 ovviamente ha tutte le caratteristiche tecniche della famiglia che già è in commercio da 2 o 3 anni, come la canna Stiglium Pro, che è diciamo una delle quelle più importanti. Qui inoltre aggiungiamo una bellissima incisione floreale che è stata disegnata dal nostro maestro incisore, e quindi questo è dal punto di vista estetico la novità per il 2014. Va ad impreziosire un'arma già preziosa di per se stessa. Esatto. Dal punto di vista tecnico quest'anno è molto importante per noi il DT11 ACS. ACS è l'abbreviazione di All Competition Shotgun, quindi l'idea nata da 3 anni di sviluppo nel campo delle bindelle regolabili, abbiamo il nuovo nato, il DT11 ACS, che è un fucile che vuole essere un ibrido. Quindi un crossover che il tiratore può utilizzare in varie discipline. Abbiamo una bindella regolabile da 15 mm con una regolazione involata che può cambiare il punto di impatto con una distribuzione di rosata da 50-50 fino a 80-20 e un nuovo calcio Monte Carlo più sottile rispetto alla versione X-Trap in maniera tale che sia più facile il brandeggio e sia anche l'utilizzo partendo dall'anca e non già imbracciati sul piattello. Bene, io Nicolò ti ringrazio per la tua disponibilità, ci hai mostrato veramente una ricca carrellata, anche perché il catalogo Beretta anche nel settore tiro è un catalogo estremamente ricco. Stiamo giungendo alla fine della fiera, ho visto che c'è stato un interesse da parte degli operatori veramente incredibile, perché lo stand è stato un po' preso d'assalto, come dicevo prima nell'altra intervista con il tuo collega. Anche nel settore del tiro è accaduto questo. Assolutamente, noi siamo molto contenti di questa IVA, siamo molto contenti dell'affluenza, siamo sicuramente sempre più presenti nel campo del tiro, lo dimostra la sponsorizzazione della nazionale italiana.
Sì, abbiamo, ricordiamo agli amici, anzi, di andarsi a vedere su canale caccia.tv anche l'intervista con Jessica Rossi che abbiamo fatto in occasione della presentazione all'Hunting Show di Vicenza. E sicuramente i maggiori investimenti che sono stati fatti nel campo delle sponsorizzazioni e dei nuovi tiratori fanno sì che Beretta sia sempre più presente nel mondo del tiro e anche nel settore dei giovani tiratori che si stanno affacciando a questo bellissimo sport.